la differenza tra editor e agente letterario? Molti me l'hanno chiesto, quindi ho deciso di rispondere in questo video. L'editor è colui che aiuta uno scrittore, soprattutto se emergente e uno scrittore che non ha molta esperienza nell'ambito della scrittura narrativa, con la progettazione, la scrittura e le migliorie tecniche di sintassi, ortografiche, grammaticali, tutte quelle migliorie che è possibile apportare ad un romanzo ancora acerbo. Quindi l'editor è il migliore alleato dello scrittore che vuole trasformare un romanzo ancora molto acerbo in un prodotto di qualità, in un prodotto pubblicabile e vendibile. L'agente letterario invece svolge un lavoro completamente diverso ed è sempre un lavoro che riguarda il mondo dell'editoria. Che cosa fa quindi l'agente? L'agente è quello che fa arrivare il romanzo dello scrittore emergente sulle scrivanie degli editori più adeguati a quel tipo di romanzo. Rappresenta lo scrittore e è colui che prende i contatti con le case editrici, con gli editor che lavorano all'interno delle case editrici, con chi si occupa della selezione dei manoscritti da pubblicare, ed è colui che cerca poi di attrarre e ottenere le migliori condizioni contrattuali se e quando lo scrittore verrà selezionato dalla casa editrice per la pubblicazione. Quindi in sostanza è colui che aiuta lo scrittore ad ottenere anche le migliori condizioni di pubblicazione possibili, che riguardano sia le percentuali sulla vendita che per esempio la cessione o meno dei diritti per gli ebook o i diritti esteri. Quindi qual è la differenza tra editor e agente letterario? E sostanzialmente le differenze sono totali, sono due figure professionali che si occupano di due ambiti completamente diversi. L'editor lavora con lo scrittore prima che il prodotto sia terminato e lo aiuta a terminare il prodotto. L'agente è colui che cerca di piazzare il prodotto sul mercato. Io ad esempio sono solamente un editor. Molti me l'hanno chiesto: ma tu sei anche un agente? No, io sono semplicemente un editor freelance.